Area di rigore, Jusa ancora va sul fondo, prova a mettere in mezzo e il gol fallito da Abraham a due passi dalla porta. Jusa ancora, pallone dentro per la conclusione di Gray, la seconda parata di Pollersbeck, poi errore di Jung, a terra un giocatore inglese. Dentro per l'inserimento di Gnabry, che finora era stato spettatore non pagante. Zona, attenzione, è sui palloni alti, pericolosissimo. Ward-Prowse, colpo di testa di Abraham. Pollersbeck reattivo, ma anche, diciamo, fortunato, perché non è riuscito ad angolare. Dentro per Toljan ancora. Toljan, il cross, Selke, colpo di testa! Davy Selke, Germania in vantaggio, 35esimo. Ma c'è ancora molto di Toljan in questa giocata, perché è lui che continua a dare profondità su quella corsia esterna e paradossalmente ad arrivare prima di tutti. La bandierina Ward-Prowse, colpo di testa, poi la palla ancora lì, un rimpallo, Holgate, 1-1, anzi Gray, scusate, pareggio inglese, 41esimo con Gray, ancora una volta su palla inattiva, difesa tedesca male posizionata, poi difficoltà. Allora Gnabry allarga per Maier, attenzione Maier con il sinistro, la parata di Pickford, 1 minuto e 10 secondi, arriva Gnabry a fermarlo ma sbaglia Gnabry, Hughes ancora in mezzo alla porta, il gol, il 2-1 lo segna Abraham, 5° minuto, Inghilterra in vantaggio con il suo centravanti. E questo è un gran gol per come è stato costruito, perché Hughes ha tardato lo scarico all'indietro. Arnold, altro traversone, colpo di testa di Maier, la palla arriva a Toljan, ad un passo dal 2-2 la Germania, Jeremy Toljan. Colpo di testa di Platte, il gol del 2-2 al 25esimo. Felix Platte bagna l'esordio nell'Under 21 con la Philipp, servito ancora Gnabry. Maier, poi la conclusione di Philipp a due passi dalla porta, il cross chiama in causa ancora Maier, si propone Philipp, Maier, il traversone è suo, Platte, 3-2, doppietta di Felix, no, annullato per fuori gioco, non ci crede Platte. Beh, comunque Aberer, Gnabry da fuori, Gnabry, palla sul fondo, dialogo con Murphy, Jorfa avanza, può crossare, attenzione a Swift di testa, colpisce bene ma non trova la porta. Toljan, il tunnel, Toljan, il cross, palla dentro, manca la deviazione, Amiri. Arnold, primo centro contro Pollersbeck. 1-1 come rigori segnati. Gerhardt parato da Pickford, sbaglia la Germania. Abraham, in corsa breve, parata di Pollersbeck, si resta in parità. Con il destro Philipp, non sbaglia, anche se Pickford aveva battezzato l'angolo giusto. Il mondiale del 2006, poi ne parliamo. Chilwell spiazza Pollersbeck. Pronto Pickford, Maximilian Maier. Maier, rete, sotto la traversa, gol anche per Ward-Prowse. Amiri fa centro anche lui e zittisce poi la Germania in finale, la maledizione dei rigori